Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, Sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ma salve a tutti. Io sono il vostro Sus David. E benvenuti in un nuovo episodio di 4 chiacchiere di padella a tema cyberpunk. Wake up, samurai. Followers, guardate quanto sono carino. Ho il vestitino di David e ho i capelli. Mi fa un po' tristezza che i capelli ce li ho solo quando faccio i costumi, perché altrimenti non ce li ho mai i capelli, perché sono una pianta morta. Cazzo. Comunque, vabbè, bando alle ciance, è il momento di far entrare in questa Night City in fiamme la mia Lucy. Niente po' di meno che la mia Lucy, e l'ho detto due volte per rafforzare il concetto. Quindi Lucy, è il tuo momento, venga signorina, venga. Mamma mia, guardate, guardate quanto siamo carini. Ditemi voi, un programma, anzi no, non siamo nell'anti-show, un video incredibile di questa piattaforma youtubesca che ha dei costumi. Guardate, guardate quanto è carino Sus, e guarda quanto sono figa io, e c'ho i capelli, ho il costumino. C'è stata una piccola modifica, infatti salutiamo il cameraman incredibile che ha lavorato fino alle 4 di notte per farci dei costumi incredibili. Guarda, guarda bella Night City. Damn, we have a city to burn, eh? Abbiamo fatto pure la sigla incredibile, ma mi abballo bello. Guarda quanto è carino Sus. E sono messa, basta dirmi che sono bello, perché mi emoziono, poi mi metto a rullare. No, basta fare complimenti su quanto sono bella io. E c'ho i capelli e c'ho il costumino, ma l'ho già detto nella clip prima. Vabbè, lo ridico. E abbiamo fatto una piccola modifica, infatti gli appassionati di Cyberpunk avranno notato una cosa incredibile. Che il mio costumino è bianco e non è nero sotto. Perché io sono già, ho già il vestitino scuro. E qui abbiamo fatto una variant, visto che tanto vanno di moda le variant con le carte. Vi beccate una bella variant della vostra Lucy. Mamma mia, quanto sono figa. Adesso faccio un bel calendario sexy. E così guadagniamo qualche soldino per il nostro canale. Che dici, Sus? Mamma mia, mi abbonerei subito al Patreon di sua maestà. Mamma mia, basta, Sus. Va lontano il camera. Però siamo arrabbiati con il camera, vero, Sus? Eh sì, perché il camera, se anche lui si è fatto un costume incredibile. Si è travestito da Rebecca, la best loli di Cyberpunk, però non si vuole far vedere. Ma lì il tuo camera, dai, cammina a farti vedere la camera, vieni. Niente, non si vuole far vedere. Proprio come Rebecca, il nostro camera, ma è uno zundere incredibile. Sì, però speriamo che non fa la fine di Rebecca, che è stata smashata da Adam Smash. Maledetto Adam Smash, succhia Adam Smash, come ti chiami? Succhia, lascia stare Rebecca. Dai camera, vieni a farti vedere. Niente, non si vuole vedere il camera, ragazzi, che dovete fare? È molto carino perché ha le treccine di Rebecca. E certo, il fisico non è quello di Rebecca. No! Vabbè, ok, basta che attivi il camera. No, no, camera, non andare io! Ma allora, cosa vi avevamo detto noi un sacco di tempo fa? Che avremmo voluto fare un video su Cyberpunk Edge Run, incredibile, con i costumi pazzeschi. E ve l'abbiamo detto sia nel video recap degli anime 2022, e ve l'abbiamo detto pure qualche settimana fa nel video di Crunchyroll incredibile, dove Cyberpunk ha vinto. E quindi abbiamo detto, dobbiamo fare questa cosa. Ed eccoci qui incredibile, con i nostri costumi incredibili, per fare una bella chiacchierata fra stronzi, come i vecchi tempi, su una serie. Abbiamo fatto, vi ricordate i costumi incredibili per One Piece Red? Io ero Uta incredibile e Sus era Rufy. Mamma mia. E poi abbiamo fatto pure Mercoledì, dove io ero Mercoledì e Sus incredibile era la lupetta. Mamma mia, l'ecco lupetta. E adesso vi beccate il vostro scheletro Lucy e... non te cagno, Sus. Mamma mia. E quindi speriamo che in futuro, quando il nostro camera è disponibile, ci farà altri costumi incredibili per altre serie incredibili, mamma mia. Comunque, adesso apriamo il nostro PDF incredibile, molto carino. Adesso daremo fuoco a Night City e metteremo un bel wallpaper che ci sta bene con questa puntata incredibile. Quindi taglio incredibile, PDF a go, perché altrimenti ci scordiamo le cose. E cambiamo un po' questo wallpaper, bruciamo la città e torniamo subito.
Beh, perché dite, abbiamo fatto bene a bruciare quella città orribile per mettere questo bel wallpaper molto carino, dove c'è Lucy che dà un bel bacetto a David con la luna dietro come sfondo incredibile. Proprio quello che succede nel finale di Cyberpunk, vero Sus? È un po' una battuta triste, insomma, in realtà, però mannaggia, questa cosa purtroppo non succederà mai. Mamma mia, Sus, vogliamo ricreare questa scena? Magari la prossima volta, su, mi sta, che dici? Ok, stavo scherzando, incredibile. Se Sus era Lucy, potevamo fare questa scena incredibile. Mamma mia, su, mi sta. Vabbè, io andrei a aprire il PDF. Camera, me l'apri il PDF. E eccoci qui, incredibile, con il nostro PDF incredibile che ci dà una mano se ci scordiamo di dire le cose. E se diciamo un sacco di cazzate, vero Sus? Vabbè, su, mi sta, quelle le diremo sicuramente ogni tanto. Quindi ormai, vabbè, il nostro pubblico un po' ci conosce e ci apprezza con un po' di sovrapprezzo, ecco. Mi hanno carico su scuola, dice queste frasi decontestualizzate che non c'entrano un cazzo. Deo, partiamo un attimo con una bella introduzione e poi parliamo una bella chiacchierata. Vecchio stile su Cyberpunk Edge Runner. 3, 2, 1, wow! Allora, che cos'è Cyberpunk Edge Runner? Incredibile. Cyberpunk Edge Runner è un'ona. Vai su, che cos'è un'ona? Gli ona sono gli original net animation. Cioè quelli fatti e pubblicati, fatti e cotti e messi online, ok? In questo caso è stato messo su Netflix, incredibile. Bravo Sus, che dice sempre cose giuste al momento giusto. Ma la cosa incredibile è che è stato un progetto incredibile prodotto dallo studio Trigger, che sono sempre triggerati. E li avrete visti sicuramente per una miriade di anime, Kill la Kill. Insomma, non mi dà che vi dobbiamo star linkare tutti gli anime che ha fatto la Trigger incredibile. Ah giusto, non ho fatto ovviamente ispirato al gioco di Cyberpunk 2077, incredibile. E voi direte, vabbè, ma se state facendo un video incredibile avrete sicuramente giocato Cyberpunk 2077. E infatti nel God of War se lo avevamo iniziato e non l'abbiamo mai finito, ovviamente. Ragazzi, scusate, però poi sono successe cose, siamo finiti in questo universo e quindi non abbiamo manco la PS5 per colpa di questo cameraman maledetto che va avanti con quella PS4 vecchia, versus. Sua maestà, se non c'hai soldi, come fa sto povero cameraman a comprare la console incredibile? Come mai Sus hai dato ragione al cameraman? Sua maestà, perché sono ancora arrabbiato con lei, che mi ha lasciato solo qui, e quindi do ragione al cameraman, ecco, succhiate tutti, ecco. Ve l'ho detto che i Sus in primavera vanno sculacciati. No, basta sculacciare i Sus. Vabbè, ciao. E quindi è nato dalla collaborazione incredibile tra lo studio di CG Project, incredibile, che è famoso anche per The Witcher, e adesso non si sa che sta facendo. Dicono i rumors, incredibile, che stanno preparando un nuovo The Witcher. E The Witcher te l'abbiamo giocato, abbiamo giocato tutti The Witcher. Mamma mia, The Geralt, mamma mia, quanto è bello Geralt. Beh, sì, sono stato, Geralt è un bel figo, però soprattutto, mamma mia. Cameraman, allontana, basta inquadrare i Sus in amore, cameraman, non è per inquadrare il vostro schermo, sono bello. Quindi una collaborazione incredibile, lo studio Trigger, incredibile. E lo studio CG Project, incredibile, che chissà che progetti appunto in cantiere. Poi, la serie è andata in onda su Netflix, mi pare, a settembre 2022, confermato. È ambientata proprio nell'universo di Cyberpunk, incredibile. E qua, attenzione, perché si arriva a del Sus incredibile, che poi riprenderemo alla fine del video, perché ci siamo annotate le cose, mica pecchiamo di intelligenza. Questo anime sfugge da prequel, attenzione, al gioco principale. Insomma, dovrebbe essere addirittura l'anno prima degli eventi di Cyberpunk, però di questo ne riparleremo a fine video, quando parleremo proprio dei collegamenti tra il videogioco incredibile e l'anime incredibile. Infatti, il protagonista V di Cyberpunk si ispira molto al nostro David. E infatti vanno sempre con queste giacchette sexy. Ecco, vedete la mia giacchetta. Tra l'altro hanno messo pure un DLC in Cyberpunk dove potevi prendere proprio la giacchetta di David. Però ripeto, ne riparleremo a fine video dei collegamenti incredibili. Ovviamente appena uscito l'anime ha un successo incredibile. Infatti va a finire in un sacco di nomini per quanto riguarda gli Anime Award e i Game Award. Infatti ve ne ricorderete perché ne abbiamo parlato spesso. Però arriva una brutta notizia. Vai su, stilla. La brutta notizia è che non hanno mai confermato la seconda stagione, perché fin dall'inizio questo progetto è nato per essere un'opera autoconclusiva. E quindi ci dispiace. Però lo studio Trigger voleva continuarlo, dopo i combattimenti che avevano fatto per avere quella bella Loli Rebecca. È vero, questa cosa non so se ve la ricordate, ma prima che uscisse l'anime incredibile c'erano stati un sacco di rumors, leak incredibili, che CG Projekt non voleva nell'anime il personaggio della Loli Rebecca. Però poi lo studio Trigger ha detto o la Loli o niente, e alla fine CG Projekt ha dovuto dire va bene, mettete la Loli, però non fate vedere scene di nudo. E infatti non le hanno fatte vedere scene di nudo circa. E comunque era, quindi pensate, in una linea temporale diversa, in Cyberpunk Edge Runner non c'è Rebecca.
Assurdo, vero Sus? Infatti è assurdo, cioè come si fa a non vedere Cyberpunk se non c'è la nostra Rebecca bellissima che spara tutto? Ecco, appunto, bravo Sus. Detto questo, andiamo un attimo alla sinossi incredibile di Cyberpunk. Questo video ovviamente è inutile dirvi che verrà un bel video, bello, corposo. Allora, incredibile, qual è la sinossi incredibile di questo anime incredibile? La storia si svolge a Night City, una metropoli autosufficiente in America incredibile, che ovviamente come tutte le città incredibili, capirai, se ci sono adesso queste cose, immaginate in un futuro post-apocalittico, cyberpunkoso e sci-fi, quanta corruzione c'è, vero Sus? Mamma mia, i topi per strada proprio. Che c'entrano Sus i topi per strada? Insomma, sta la corruzione, lo sporco, criminalità, e chiama i topi. Vabbè, lasciate perdere, Sus è un po' confuso. E quindi c'è corruzione, criminalità, dipendenza da cybernetica. Giustamente siamo in un contesto cyberpunk incredibile, con tutti i chip incredibili in testa, gente che scambia parti del corpo incredibili, e ci sono un sacco di problemi incredibili. E infatti questa città è divisa in vari reparti o settori, ognuno dei quali ha delle esigenze diverse. E chi campa più per quello, e per criminalità, e chi ci sta nei più poveri e più ricchi. E secondo voi il nostro protagonista di quale distretto è? Vai su! È ovviamente del distretto più povero, tanto che cambia, mannaggia. E questi distretti sono controllati da, guarda caso, dalle multinazionali incredibili, che capite, qui sono ancora peggio di quelle che ci stanno in questo universo, che si chiamano l'Arasaka e la sua rivale, la Miltech, incredibile. E quindi il nostro povero protagonista si muove in un contesto di povertà e grandi industrie che cercano di mangiare i territori, ecco. Ovviamente noi vi stiamo raccontando la trama sperando che voi abbiate visto l'anime. Se non l'avete visto, correte a vederlo incredibile e poi tornate a vedervi il nostro video incredibile. Comunque, se non bastasse il contesto in cui il nostro povero protagonista gli succede, molto di peggio, cazzo. Perché il nostro povero David incredibile, Martinez, molto, molto Santo Domingo, Rosus. Mamma mia. Appunto, sta cercando di esaudire i desideri della sua mamma incredibile, raggiunge i vertici incredibili della Arasaka incredibile. E ci sta che i genitori pensano al meglio per i figli, Rosus. Anche in un contesto simile ci sta, E quindi cosa succederà incredibile che manderà il nostro protagonista over the top e iniziare la sua carriera incredibile da cyberpunk age runner? Damn, vai su, Succede che David un giorno, mentre va a scuola, decide di modificare illegalmente, su consiglio del suo famoso chirurgo, che mi pare si chiama Doc, camera, confermaci in dentiti, incredibile, il suo cyberware, così da evitare di pagare. Tuttavia queste modifiche che cosa fanno? Mandano in crash il sistema della scuola incredibile, e la povera mamma, che si chiama Gloria, insomma, si è scordato di dire il nome della mamma, e mi sono scordato, mannaggia, accetta di pagare i danni. E che succede? Che loro si mettono a litigare per strada in macchina, che mentre sono in macchina vengono coinvolti in una sparatoria incredibile sulla strada, e Gloria rimane gravemente ferita. Vada, insomma, sta e David rimane sconvolto quando la squadra di emergenza, i medici che vengono a curare, decide di non aiutarli, non essendo affiliati alla loro sicurezza, che è un atto terribile, maledetti. E quindi che succede? David riesce in qualche modo, cercando in giro, ad accedere al conto di risparmio della mamma incredibile per cercare di pagare le spese mediche della mamma. E che succede? Scopre incredibile che scopre incredibile che aveva rubato, attenzione, un grande impianto di livello militare, che poi si scoprirà doveva vendere a Maine, però per adesso non lo sappiamo. Aveva rubato questo qui. E che succede? Che dopo essere stato aggredito dal suo compagno di classe, perché non ci, te sta per morire la mamma e te picchiano pure in classe, cioè poi dici uno diventa matto e spacca tutto, cosa succede? Che scopre pure che la mamma è morta, e lui, porello, David impazzisce. David impazzisce, e cosa decide di fare? Decide di compiere un gesto assurdo e incredibile. Completamente senza soldi e incazzato con il mondo intero, va dal suo medico incredibile e si fa impiantare l'oggetto che la mamma aveva rubato, quell'impianto militare, sul suo povero corpo incredibile. E da qui inizia la sua incredibile avventura in una scena di un dolore pazzesco, perché capirei, per infilarti tutti quei cosi addosso ci deve aver subito un dolore pazzesco quel poveretto, versus. Mamma mia, però cioè, dovete mettervi nelle condizioni di questo poveretto, cioè mamma morta e senza soldi, bullizzato, è andato di matto in un contesto poi cyberpunk come quello, capirai, ha visto in quell'oggetto l'unica fonte di salvezza e se lo è messo addosso. Infatti il doc gli aveva detto, guarda che potresti subire leggerissimamente del dolore, però David ha detto no, mettimelo, e se lo fa impiantare lo stesso. Deo. Questo è il primo episodio e già vi fa capire come il setting dove ci ruota tutta la storia sia abbastanza triste, drammatico, pesante. Damn, vero Sus? Beh sì, dobbiamo dire che l'anime rende molto bene il contesto appunto
della storia con queste tematiche forti e che ricordano appunto proprio il gioco incredibile. Esatto. E questo è solamente il primo episodio incredibile. Però vogliamo parlare un attimo degli altri personaggi incredibili, perché vi abbiamo un attimo parlato di David, che è appunto il protagonista della storia incredibile. Guardate, David, lo vedete? Ecco, è David. Che è un personaggio molto, molto, molto interessante. Perché lui parte in un modo, c'è una lentissima evoluzione del personaggio incredibile. C'è pure un time skip dopo l'episodio 6, mi sbaglio, e dove lui cresce ancora di più. Lui matura ancora di più. Questo perché? Perché prendere un ragazzino e buttarlo in un contesto forte, violento come quello della storia del nostro protagonista incredibile ti fa crescere anche se non vuoi crescere, Sus. Eh beh sì, quando ti crei un gruppo che ti vuole bene e poi ti cominciano a morire tutti e tu cominci a ammazzare e fai questo e quest'altro, insomma, un ragazzino cresce in fretta, ecco. Infatti, insomma, l'evoluzione del protagonista è molto bella, soprattutto nel finale, super triste, e insomma, è speciale, ecco. Noi ci siamo molto affezionati a David. Esatto, è un personaggio molto bello. Però parliamo un attimo della vostra Lucy incredibile. Lucy chi è? È un personaggio che debutta nel secondo episodio e sarà la compagna di David praticamente fino alla fine. E chi è Lucy? Lucy è una giovane netrunner che viene coinvolta sentimentalmente con David, come abbiamo detto prima, e lo introduce al mondo criminale di Night City e gli farà conoscere la sua gang incredibile guidata da Maine, che lo diremo tra poco. Chi sono i Netrunner? Sono queste persone che sono capaci di entrare incredibili con la mente attraverso la rete, infatti i Netrunner, perché appunto si muovono velocemente nella rete incredibile, possono rubare dati, possono uccidere, perché sono anche degli assassini incredibili, insomma possono fare un sacco di cose, possono rubare i soldi, i crediti, quello che vi pare, però mamma mia, queste cose però mettono un'ansia su questa mamma mia. Oltre a Lucy ovviamente ci sono altri personaggi, quelli della gang incredibile. Abbiamo Maine, questo super omone, super muscoloso, che purtroppo andando avanti nella storia sarà uno dei personaggi che si legherà in maniera più forte a David, e purtroppo David lo vedrà morire davanti ai suoi occhi. David vedrà morire praticamente tutti i membri della sua squadra, a parte Lucy, perché purtroppo Maine, per tutti i circuiti che si è messo nel suo corpo, lui lentamente sta cominciando a impazzire. Questo perché? Perché in questo contesto in cui più protesi, più circuiti, più programmi tu aggiungi al tuo corpo, più è facile che la tua sanità vada via, che vuol dire che la tua mente non regge più tutti i circuiti che hai nel corpo e comincia a impazzire uccidendo come una belva da tutti quelli che ti stanno vicino. E purtroppo questa è la fine che farà Maine, che è un personaggio, ripetiamo, che per David è stato molto importante, vero Sus? Eh beh sì, quasi come il padre che non ha mai avuto. Poi chi ci sta? C'è Dorio, che è praticamente la ragazza di Maine, che è molto muscolosa, incredibile. Poi c'è Kiwi, che vabbè, stavo per dire che è una stronza. Vabbè, in realtà è una stronza, però poi alla fine si ricrede un po', no? Che è un'altra netrunner veterana. Poi abbiamo Pilar, che è vabbè, mio padre assoluto. Potrete intuire perché Sus adora Pilar, perché Pilar è un personaggio un po' ambiguo come Sus, che pensa sempre alla gnagna. Insomma, sta quello, si è letteralmente messo delle protesi giganti alle mani per poter fare cose. E poi c'è Rebecca, che è la sorellina di Pilar, che è vabbè, una girl incredibile. Sus. E beh, dura tra Rebecca e Lucy, mamma mia, piatto ricco, mi ci ficco in tutti i sensi, eh? Devi fare, Susi ha detto la verità, purtroppo sia Rebecca è molto kawaii e Lucy pure è molto kawaii. Mamma mia, quante belle ragazze. E poi vogliamo citare anche Falco, che praticamente sarebbe sempre membro della squadra di Maine, incredibile, che funge come autista e praticamente quando c'è bisogno di fare delle fughe velocissime in macchina, il buon Falco c'è sempre disponibile. Poi c'è quell'altro personaggio assurdo, quello con tanti occhi, Sus. Ah, Faraday, che praticamente sarebbe quello che dà i lavori alla squadra di Maine, che lavora per la Minitec, cioè c'è la morte con l'altra azienda che è la Rasaka, però poi alla fine lui fa il doppio gioco per cercare di farsi buona la Rasaka, cercando di vendere David e Lucy, Faraday te possino. Abbiamo detto la mamma incredibile, e poi Adam Smasher, che di questo, vabbè, forse lo possiamo pure dire adesso in realtà di Adam Smasher. Adam Smasher che sarebbe questo super soldato, proprio il top del top, cioè un uomo che è più macchina che umano, cioè ormai non ha più niente di umano, che è un super soldato assetato di sangue e completamente full cibernetico incredibile, che lavora per la Rasaka, che poi sarà il villain della storia, il boss finale praticamente. E di questo ne parleremo tra poco, perché lui è proprio uno dei collegamenti tra l'anime e il videogioco, però lo vogliamo dire alla fine per completismo. Bene, ora che abbiamo parlato anche dei personaggi, Sus, di quali sono i tuoi episodi preferiti? Perché in realtà noi volevamo parlare un po' di tutti gli episodi, però già siamo a un minutaggio assurdo. Però, insomma, cercheremo di dirvi almeno gli episodi che ci sono piaciuti di più. Vai Sus, Vabbè, a parte il primo episodio che abbiamo raccontato prima, appunto, di quello che succede a David Porello, di quando si fa impiantare la protesi incredibile e dell'incontro con Lucy, sicuramente tra i miei episodi preferiti incredibile c'è sicuramente l'episodio 4, perché l'episodio 4 ha una scena che ha preso il vostro Sus, cioè quando il povero David si è ambientato in questo gruppo incredibile che è quasi diventato la sua famiglia,
Loro escono da un locale incredibile e c'è una scena assurda dove Pilar si infuria con un senza tetto che... Però pure voi era un po' sospetto quel senza tetto che stava facendo la pipì. Si scopre che questo senza tetto era preso dalla cyberpsicosi, che è quello che ti succede quando il tuo corpo non regge più gli impianti incredibili, e uccide con un colpo solo Pilar. E noi siamo rimasti di merda, vero? Su questa... Beh sì, effettivamente quello è un duro colpo, perché Pilar è il primo a morire ed era un personaggio che la serie ti stava cercando di far simpatizzare abbastanza. Era il fratello di Rebecca, bla 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 bla. E tra l'altro è importante questo qui perché David ha il suo impianto incredibile per ucciderlo istantaneamente. Questo permette a David di fare... Hai visto come sono bravo? Apparentemente fare zauardo incredibile e lo sciotta con un colpo incredibile. Dopo David porta Lucy a casa e c'è il bacetto incredibile. Beh sì, quella scena è molto molto carina. Anche l'episodio 2 è piaciuto molto, quando c'è proprio un minimo di rapporto. Si comincia a sbocciare il rapporto tra David e Lucy, dove Lucy fa vedere la luna e loro corrono sulla luna prima di far ripresentare la squadra di Maine. Anche quello è un bel episodio. Guarda, sua maestà, dica anche lei. Beh, sicuramente c'è l'episodio 6. L'episodio 6, e soprattutto per il finale dell'episodio 6, che dovrebbe essere prima del time skip, se vogliamo, perché dall'episodio 7 poi c'è David cresciuto. Però perché l'episodio 6 piace il vostro scheletro incredibile? Perché questo episodio è diviso praticamente in due parti, se vogliamo, no? La prima parte, dove appunto Lucy continua il lavoro che doveva fare Kiwi, che è stata colpita da Maine, ha cominciato a soffrire di cyberpsicosi, che ovviamente sono allucinazioni, insomma, violenza, allucinazioni, vuoti di memoria e soprattutto scatti di rabbia. E cosa fa? Comincia a estrarre le informazioni incredibili a Tanaka, un membro dell'altra azienda che farà le vuole sapere le informazioni sus, e deve entrare nel net incredibile. Lucy purtroppo non ci vuole entrare subito nel net, perché Lucy ha purtroppo un trauma che verrà spiegato negli episodi più avanti. L'unica sopravvissuta di un esperimento fatto dalla Rasaga quando lei era piccola, di far entrare un gruppo di ragazzi nella vecchia rete per prendere informazioni. Sono tutti morti tranne lei, quindi lei purtroppo, quando deve agganciarsi alla rete, ha questo trauma incredibile e lei comincia quindi a scaricare le reti incredibili. Però qual è la parte più triste di questo episodio? Sicuramente il finale, perché che succede? Durante l'immersione neurale, tra le varie informazioni, Lucy scopre anche alcune cose su David, che guarda caso sono informazioni che fanno capire che David può anche collegarsi a un altro progetto sus, oltre gli impianti incredibili, che è una cosa chiamata Cyber Scheletro. Tanto si chiama Cyber Scheletro e io sono un bellissimo scheletro. Che coincidenza incredibile. Volete mettere quanto sono più bello io di un Cyber Scheletro incredibile? Però sus. Vabbè, insomma, sta, lei è bellissimo e i Cyber Scheletri succhiate, ecco. E quindi che succede? Per rimuovere delle informazioni fa scattare un allarme e quindi arriva la polizia, squadra incredibile, quella per ammazzare i criminali incredibile, e in quel momento Maine impazzisce, compie una carneficina, finendo anche per uccidere Dorio e Tanaka, che era quello a cui stavano rubando le informazioni incredibili. E che succede? In tutto questo Lucy è stata portata via da David, David torna per salvare Maine, ma Maine ormai è andato fuori di testa e prima di morire dice a David di vivere e si fa saltare in aria facendo esplodere tutto il palazzo e quindi eliminando anche la polizia. Dopo questo c'è un time skip e il David che ci sarà in questo time skip sarà un David più cresciuto, avrà preso lui il ruolo di capo della squadra incredibile con Kiwi e Rebecca. Ripetiamo, sono tutti belli, cioè questo anime incredibile a noi ci è piaciuto da morire perché è un crescendo, però sus. Beh sì, ma insomma, se non si fosse capito ci è piaciuto a noi, Però è un crescendo, cioè tu parti in un modo, poi ogni episodio aggiunge storie, aggiunge personaggi incredibili, che anche se non abbiamo citato, ce ne sono talmente tanti, anche secondari, importanti, fino ad arrivare a un climax finale. Per un attimo tu non pensi che il finale possa essere così drammatico, e invece è tristissimo, perché letteralmente muoiono tutti, e nel combattimento finale viene sfoderata l'arma definitiva, che è proprio questo Adam Smasher, che è una bestia incontrollabile, e elimina praticamente tutti i membri della squadra, tra cui David. Quindi l'unica che sopravvive è Lucy. L'unica che sopravvive è proprio Lucy. E l'ultima scena incredibile dell'ultimo episodio è proprio Lucy, dopo un po' di tempo, che va, riesce ad esaudire il suo desiderio di andare sulla luna, ma è molto triste che David non è con lei. Quindi ragazzi, che vi dobbiamo dire? L'anime è veramente incredibile, ce lo ricorderemo veramente per tanto tempo, perché ci ha emozionato tanto, ci siamo affezionati ai personaggi, ha vinto pure il Crunchyroll Anime Award, ha vinto la Best Performance David, ha avuto un sacco di nomi, vero sus? Sì, siamo veramente felici del successo che ha avuto, quindi brava Trigger di aver fatto un anime così bello e brava CG Projekt per aver creduto nello studio Trigger che sapesse animare e rendere epico un videogioco che purtroppo all'inizio non è che ha avuto il suo successo. Adesso non vogliamo dire che l'anime ha resuscitato il gioco, però insomma... Beh, sì, effettivamente su sta ragione, Cyberpunk quando è uscito è stato un gioco disastroso, è pieno di bug, cose incomplete, un frame rate orripilante. Però lentamente dobbiamo dire che sono stati un sacco di pacchetti che hanno aggiustato, di DLC e aggiornamenti che hanno aggiustato il gioco, e soprattutto l'anime ha dato veramente una botta di vita a Cyberpunk gioco. Quindi Cyberpunk anime ha salvato Cyberpunk gioco, letteralmente, quindi che dovete fare?
Quindi assolutamente, personaggi stupendi, storia incredibile, setting incredibile, un crescere di episodi assurdo. Ma poi ci sono un sacco di scene carine, quando David entra nella squadra, e poi anche le parti finali quando si mette il cyberscheletro che non lo controlla più perché le medicine che Doc gli aveva dato non reggono il dolore incredibile. Poi la relazione tra David e Lucy, insomma, è veramente tanta roba. E adesso, ultima cosa, vi diciamo i collegamenti fra l'anime e il gioco. Ci sono quindi alcune reference dell'anime che fanno capire il collegamento con il gioco incredibile. Prima abbiamo parlato del fatto che questo è un prequel. Il protagonista di Cyberpunk 2077V si ispira molto a David, quindi è facile che abbia sentito parlare di David nel contesto storico, proprio perché se non prequel le cose sono accadute. Ma non è solo questo, ci sono altre due cose che vogliamo citarvi. Il primo è che si chiama l'Afterlife, che si vede in alcuni episodi quando loro sono tutti contenti prima di morire tutti, Morelli, mannaggia, che vanno a bere in questo locale incredibile di mercenari e di cybercriminali incredibili. Sì, ci vai un sacco di volte, pure nell'anime soprattutto, ci vanno a fare casino e a bere. Peccato che non c'è Keanu Reeves, sarebbe stato carino avere Keanu Reeves nell'anime, almeno di spalle, sai, no, però mannaggia. Quindi il primo suggerimento è che l'Afterlife esiste sia in gioco che nell'anime, e il secondo è proprio Adam Smasher, che è praticamente un boss del gioco vero. È vero, infatti nel gioco vi uccide quel bastardo di Adam Smasher. Sarebbe stato carino fargli dire una frase, però il problema è che l'anime è venuto dopo. Se l'anime fosse stato fatto prima del gioco ci sarebbe potuto stare più reference incredibili. Quindi sia il bar e che Adam Smasher, ma svociati per aver chiacchierato così tanto in questo video incredibile. Spero che i costumi incredibili vi siano piaciuti. Mamma mia, mi è piaciuto rifare queste chiacchierate come i bei vecchi tempi. Esatto, è da un po' che non facciamo chiacchierate così in stile old serie incredibile. Speriamo di farne ancora in futuro. Quindi il vostro scheletro Lucy vi saluta, il vostro sus David vi saluta e ciao ragazzi. Cameraman saluta che è sfinito, taglio incredibile, noi ci vediamo la prossima settimana. Questo video dovrebbe uscire di venerdì prossimo, se tutto, anzi, in questa settimana vi siete beccati il video del wrestling e pure questo qui, quindi due bei video succosi. Prossima settimana speriamo che esca almeno il primo episodio di God vs. on the Road, dove parleremo più nel dettaglio delle nostre prime quattro viaggi incredibili. Quindi grazie Cyberpunk di tutto. Taglio incredibile e ci vediamo alla prossima volta. Wow!